Bentrovati gentili telespettatori. Oggi alle 18 il vescovo Andrea Migliavacca ha celebrato nella cattedrale la messa per il beato Gregorio X nel giorno della vigilia della solennità. Ricordiamo un po' appunto la figura del Papa beato Gregorio X che si celebra proprio domani, 10 gennaio. Tedaldo Visconti non apparteneva alla celebre famiglia di Milano, nacque a Piacenza verso il 1210. Si trovava in Terra Santa quando il 1 settembre del 1271 fu eletto Papa dal conclave riunito a Viterbo da più di 3 anni. Si adoperò incessantemente per la pace e convocò il Concilio Ecumenico a Lione. Scelse come suoi teologi San Tommaso d'Aquino, che morì prima di arrivare, e San Bonaventura da Bagno Regio, che invece morì a Lione. Per il concilio fu momentaneamente ricomposta l'unità con la Chiesa ortodossa. Nel ritorno a Roma, stanco ed ammalato, si fermò ad Arezzo, dove morì il 10 gennaio del 1276. E si è svolto un incontro di formazione sul canto liturgico nella pieve di Santa Maria ad Arezzo con il maestro Monsignor Marco Frisina. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Chorus Inside Toscana. Maestro Frisina, oggi una bellissima iniziativa qui nella Pieve di Santa Maria, una formazione sul canto liturgico, su cosa si è concentrato, come è andata, ecco. Abbiamo fatto delle prove per il concerto, che sarà un concerto un po' lezione, un po' anche catechesi, e sarà un momento spirituale ma anche formativo sulla liturgia e la musica. Maniera molto breve, didascalie brevi, ma che possano in qualche modo far vedere e aiutare sia chi canta sia chi ascolta a entrare nella bellezza della musica liturgica. Ecco, qual è a suo modo di vedere proprio la bellezza di questa musica, quanto ci invita anche e migliora anche la partecipazione alla celebrazione liturgica? Ma certamente noi abbiamo questa possibilità bellissima, no? Di fare nella liturgia con il canto l'esperienza mistica, diremmo noi, no? Della bellezza di Dio, perché nella liturgia la musica ha questo ruolo, aprire il cuore verso Dio, verso il mistero di Dio. E quindi ogni comunità cristiana dovrebbe vivere così il canto liturgico, che non è semplicemente abbellimento della liturgia, ma è parte integrante, dice il Concilio. È in questo insegnamento che dovremmo crescere, educarci per poter vivere pienamente la liturgia. Bello anche il tema scelto per il concerto che richiama al valore della pace, anche al tema della pace. Certo, perché la pace, che non è semplicemente assenza di guerra, ma è un dono di Dio che inizia nel cuore degli uomini. La pace, la musica può aiutare molto in questo senso, perché unisce e abbatte le barriere, i muri, le differenze, fa vivere insieme, che si fa sempre insieme la musica, l'esperienza diversa di comunione. E quindi la pace potrebbe, la musica, essere veramente come lo è, che lo posso dire per esperienza, uno strumento di pace. E quindi da usare di più e da utilizzare secondo la volontà di Dio e della Chiesa, che è quella di farlo diventare un veicolo di preghiera, di comunione e di amicizia. Ecco, oggi una bella iniziativa nella Pieve di Santa Maria ad Arezzo, per parlare del canto liturgico e quale ospite migliore non ci poteva essere veramente di Monsignor Marco Frisina. Sì, è una giornata organizzata da Chorus Inside Federcori, è una giornata dedicata proprio al canto liturgico, sia ai cori liturgici che a quelli parrocchiali. Abbiamo cercato di coinvolgere più cori possibili, più persone possibili, proprio per dare l'opportunità
di studio con Monsignor Marco Frisina. Come è andata? Ecco, su cosa vi siete concentrati? Allora, ci ha dato da studiare tanti brani e le prove sono andate abbastanza bene, anche se di solito lui dice che i compositori non sono mai contenti, però c'è con noi l'orchestra Oida che ci accompagna e speriamo che il concerto sia di gradimento e venga bene. La parte organizzativa, ecco, come avete pensato questa iniziativa, come l'avete strutturata? Allora, la parte organizzativa parte da Chorus Inside International, che loro collaborano molto con Monsignor Frisina. Abbiamo avuto l'occasione per questo 7 gennaio di averlo con noi e quindi abbiamo preso la palla al balzo, come si suol dire, di poterlo invitare qui e studiare proprio con lui, perché lui è un grande compositore di brani liturgici. È famoso in tutto il mondo. Oggi presente a questa bella iniziativa con Monsignor Marco Frisina, anche la presidente di Chorus Inside dell'Ucraina. E qual è la testimonianza che portate stasera? Sì, io sono Carolina Vicente, sono presidente di Associazione Nazionale di Cori Ucraini e stasera in questo bellissimo evento dedicato a cori parrocchiali che presenti tanti in nostra federazione Federcori, vorrei portare un messaggio, una testimonianza di sofferenza di mio popolo. Oggi proprio Natale ortodosso e in questo giorno io voglio testimoniare e portare messaggio da cori ucraini a tutti i cori italiani, a tutte persone italiane, un messaggio di tenere stretto la pace. Pace talmente sottile che si può rompere da un momento ad altro. E veramente abbiamo capito che questa pace è stata interrotta a noi il 24 febbraio, quando il cosiddetto popolo fraterno ha cominciato a uccidere noi. Fino adesso sono morti 510 bambini, sono distrutti piccole e grandi città ucraine. E noi portiamo un messaggio da questi miei cori, che sono 50 in nostra federazione adesso, fino adesso, un messaggio di non smettere mai cantare, messaggio di partecipare in tutti i rassegni, corali, concerti, festivali e cantare sempre, perché i nostri cori non hanno adesso questa possibilità. Bassi e tenori combattono proteggendo nostra terra. Le donne sono sparse per il mondo per proteggere e salvare i suoi figli. Però noi prometteremo che noi non lasciamo e noi vinceremo, perché noi proteggiamo nostra terra, noi combattiamo la nostra terra. Slava Ucraini! Molto bello questo momento di formazione al canto liturgico con Monsignor Frisina nella Pieve di Santa Maria. 20ª edizione, andiamo adesso in Casentino, a Bibbiena, del concorso Il Presepe come lo vedi tu? Esposizione di presepi presso la sede Avis. La premiazione si è svolta il 7 gennaio presso la propositura di Sant'Ippolito. Siamo alla 20ª edizione del concorso sui presepi qui a Bibbiena. Un concorso che è promosso dalla parrocchia, dal comune e dall'Avis. E quindi noi proponiamo, già abbiamo proposto anche di farlo per l'anno prossimo con molta tranquillità, perché trovano questa fantasia dei ragazzi molto fervida, e sia in operatività, sia in fantasia, e sì, perché impegnano del tempo a vantaggio della fantasia per gli altri. Anche quest'anno sono state moltissime le scuole che hanno partecipato a questo nostro concorso. Praticamente direi che tutte le scuole del Casentino sono rappresentate.
dalle scuole di infanzia alle scuole primarie, a gruppi singoli, a ragazzi di varie età. E questa è una grande soddisfazione per l'Avis, perché da tanti anni organizziamo questo concorso con lo scopo di far riflettere un po' anche i nostri ragazzi durante il periodo delle vacanze natalizie a quello che è il significato più vero del Natale, e cioè una festa di religiosità, di amore per il prossimo, di rinascita. Oggi tutti riceveranno una menzione o un premio, e mi sembra una cosa molto giusta, perché glielo dobbiamo a questi ragazzi. Questo concorso è nato tanti anni fa da un'idea di Carla Casucci, mia moglie, che fu subito accolta con entusiasmo dall'allora consiglio dell'Avis di Bibbiena, e è andato avanti fino ad oggi. Mia moglie quest'anno è venuta a mancare, ma fino all'anno scorso ha sempre dedicato molte delle sue capacità, delle sue attività, perché questo concorso avesse sempre il successo che merita. E restiamo sempre in Casentino, andiamo adesso al circolo ricreativo di Stia, dove durante le festività natalizie per l'Epifania è arrivata la Befana. Allora, siamo ritornati al circolo dopo 2 anni e mezzo, 3 di pandemia, e non si vedeva l'ora di rifare qualcosa tutti insieme. E allora abbiamo pensato che perché il meglio di tutti ai bambini fargli la nostra bellissima festa della Befana. E come vedete anche oggi sono venuti in tanti, si stanno divertendo. Abbiamo la Befana qui presente, che è una nostra vecchia amica del comitato del circolo. E noi siamo quelle un po' meno vecchie che si impegnano a tirarlo avanti. E quindi venite da noi a trovarci, che ci fate tanto piacere, per tirare avanti questa bella tradizione. Io ho 30 anni che vengo in questo circolo e sono sempre presente per fare tutti i lavori che c'è da fare. Poi sono contenta perché ho visto tanti bambini felici oggi. Sono felici perché ormai la Befana è una cosa troppo tradizionale e aspettano con tanta ansia tutte le cose. Però sono stati anche dei bambini molto modesti, perché hanno cercato solo caramelle. Io sono rimasta incantata, davvero, solo caramelle. E il carbone, dico, da quante cose devani, il carbone va nella stufa quest'anno perché ce n'è tanto bisogno. Ora i bambini stanno fremendo per fare la merenda, perché hanno visto il pane con la Nutella, la pizza, le patatine, il ciambellone, il pane con l'olio, tutte cosine fatte da noi. E quindi ora cercheremo di accontentarli tutti, bambini, e genitori, grandi. Sì, nonni, tutti quanti, e anche noi. Ecco, molto bella e simpatica anche questa iniziativa. Adesso arriviamo al nostro focus di oggi, dove vogliamo fare anche noi un doveroso ricordo della figura di Gianluca Vialli, grande campione non solo nel mondo dello sport, ma anche nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Lo abbiamo ricordato con Mauro Messeri, che per Tele San Domenico nel 1987 lo aveva intervistato durante un importante evento, quello dei mondiali militari che si svolsero ad Arezzo nel 1987. Vialli partecipò giocando chiaramente con l'Italia, Italia che peraltro vinse quei campionati mondiali. Grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona visione a tutti voi. Arrivederci. Bentrovati, gentili telespettatori. Nel nostro focus di oggi sono davvero felice di essere in compagnia di Mauro Messeri. Un caro saluto, Mauro, grazie per essere tornato a trovarci. Grazie anche a te, e sono felice anch'io di ritornare in questi luoghi e di vederti a dirigere questa televisione alla quale sono particolarmente affezionato. È vero, poi naturalmente torneremo anche con la nostra trasmissione Senza Freni in TV, proprio a fare nuovi approfondimenti con personaggi sportivi, ma non solo. Poi tra l'altro, possiamo già dirlo, visto che siamo a gennaio, si avvicina anche una nuova edizione dell'Ardita, anche quest'anno la state preparando al meglio. Sì, il 12 marzo la corsa dell'Ardita, l'11 Senza Freni,
E quest'anno c'è una novità, anche poi vedremo più dettagliatamente a parlarne se ci ospiterai. Certo, assolutamente. Ci sarà anche una manifestazione gravel il giorno prima, cioè il sabato mattina il percorso dell'Ardita, un percorso dell'Ardita viene fatto aperto a gravel, a qualsiasi tipo di bici, anche le biciclette elettriche, quindi è una cosa che è una cosa distinta dall'Ardita ovviamente, però c'è questa apertura al mondo gravel che sta venendo fuori in maniera prepotente. Bella, un'interessante novità. Naturalmente lì ricoinvolgeremo anche l'amico Massimiliano Refi, certo, che ogni anno si impegna proprio per questa manifestazione, nell'organizzazione, che ogni anno tra l'altro migliora e aggiunge appunto qualcosa, qualche elemento di novità, e sta riscuotendo anche un gran bel successo. Con Mauro oggi vogliamo fare anche noi di Tele San Domenico un omaggio, e la regia può mandare in onda una fotografia che ci spiega tutto. Eccola qui, l'omaggio chiaramente a Gianluca Vialli, campione indiscusso non solo nel mondo dello sport, ma lo abbiamo visto anche nei tanti articoli che sono stati scritti, anche nei valori portati avanti nella sua vita, nella testimonianza anche che ha portato. E qui lo vediamo proprio in questa foto. Grazie Mauro di avercela inviata, sei proprio tu che lo intervisti per Tele San Domenico, tra l'altro nel 1987. Ecco Mauro, ricordaci. Sì. Questa è una foto alla quale sono particolarmente legato, perché rappresenta la mia gioventù e anche la sua, è un incontro che per me è stato di qualche minuto e basta, però significativo, perché è una persona che mi è rimasta nel cuore pur avendola conosciuta soltanto per qualche minuto. Quella foto era stata scattata alla fine di una partita, non ricordo neanche quale, del campionato militare di calcio che fu organizzato da Azeglio Rachini, anche lui il compianto Azeglio, al quale va un ricordo anche a lui in questa situazione, che organizzò i mondiali di calcio militari ad Arezzo. Vinse l'Italia in finale, una storica finale, perché è Italia-Germania. Sì, proprio, anche... E giocava, e Vialli era sotto Naia in quel periodo lì, quindi poi fu il bomber dei mondiali, e appunto in quella circostanza la foto fu scattata nell'ambito, alla fine di una partita, mi sembra proprio della finale se non vado errato, e in quella circostanza ho avuto modo, pur avendo soltanto avuto a disposizione qualche minuto e non di più, di apprezzarne le doti oltre che tecniche, che tutti hanno potuto vedere poi nell'ambito della carriera, ancora era agli inizi perché aveva 23 anni in quella foto, però anche le doti umane, un ragazzo disponibilissimo, di grande carisma già nonostante l'età si vedeva, e un ragazzo poi che prendeva le cose del calcio per gioco, come è giusto che sia, non se la tirava tanto, nel senso che era molto più facile intervistare Vialli che non altri personaggi. Era una cosa anche stimolante, perché le risposte di Vialli erano diverse da quelle degli altri, non ti dava mai una risposta banale, e rischiavi di essere spiazzato dalla sua intelligenza, dalla sua simpatia, anche dal suo modo di essere ironico e anche autoironico. Quindi è una persona che è veramente un campione vero, non a caso trasversale, perché ha giocato in 4-5 squadre importanti: Cremonese, Juventus, Sampdoria, Chelsea, le più importanti, però credo che sia il campione di tutti, è stato celebrato da tutti a prescindere dalla casacca e dalla maglia che indossava, insomma. Una formazione tra l'altro anche nei valori che ci riguardano, perché poi abbiamo letto anche in alcuni articoli, partito dal punto di vista calcistico negli ambiti anche dell'oratorio con il Centro Sportivo Italiano a Cremona, quindi insomma anche una bella formazione per quanto riguarda i valori da parte di Vialli. E bello intanto anche questo ricordo, no, legato proprio a quei mondiali militari che si svolsero proprio ad Arezzo nel 1987. Ecco, come ti ricordi quel momento, visto che avevi avuto questa bella occasione, opportunità di viverlo da vicino, di raccontarlo tramite la TV Tele San Domenico, ma anche direttamente proprio, mi pare, come ufficio stampa. Eravamo molto collegati con Azeglio Rachini, che fece di doni sportivi di questo tipo, ne ha fatti diversi nel corso della sua vita ad Arezzo, perché di quegli anni, se io riguardo le videocassette, ne parlavamo prima, sono transitati Arezzo personaggi dello sport
mondiale, direi, a tutti i livelli e del calcio in particolare. Quindi ebbe l'idea di organizzare questi mondiali militari ad Arezzo, che non era la prima edizione perché erano già stati organizzati in altre nazioni. Ora non l'ho più seguita la manifestazione, non so neanche se è interrotta, anche perché poi il servizio militare, eravamo 35 anni fa, era obbligatorio. E era diverso, cioè, era tutto un clima da una parte gioioso, da un'altra c'era il risultato di un mondiale che comunque interessava anche l'aspetto sportivo, e era anche un po' divertente vedere questi militari, cioè vedere Vialli militare, ecco, lo vedevi vestito. Io penso che sia stata l'unica volta che si è messa la divisa militare, quando ha ricevuto la consegna della Coppa del Mondo Militare. Era veramente un clima bello, un clima che nel calcio oggi è difficile ritrovare. Partite vissute a bordo campo, ti rendevi conto, in quella squadra c'erano anche altre persone che poi hanno fatto carriera, penso ad Amedeo Carboni, il nostro Amedeo di Arezzo, ma Brambati, i primi che mi vengono in mente, Enrico Cucchi. Per cui vivere a bordo campo, nonostante tanti campioni che all'epoca erano ragazzi e poi sono diventati campioni, ma qualcuno, lo stesso Vialli mi sembra che già giocasse nella Sampdoria, che aveva una certa celebrità, vederli scanzonati senza tanti atteggiamenti altezzosi, ma sembrava giocassero tra di loro, insomma, in un campo di periferia. Coglievi l'aspetto vero del calcio, sì, poi dietro c'era anche in quell'occasione un lavoro, una professione, quindi un compenso professionale, ma che non prevalicava e non vinceva mai sulla passione, sulla voglia di giocare. Questo emergeva in modo proprio lampante. Ecco, ti è capitato spesso, grazie anche proprio alla collaborazione con Tele San Domenico, per cui seguivi particolarmente trasmissioni di carattere sportivo, di raccontare, no? di intervistare grandi campioni dello sport tramite eventi che magari si svolgevano sul nostro territorio. Sì, cioè, prima di entrare in onda riguardavamo qualche cassetta, mi ricordo per esempio un servizio che facemmo con la nazionale dell'82 a Perugia. Era il Natale 82, quindi era 5 mesi che l'Italia era campione del mondo, giocò un amichevole a Perugia, non ricordo contro quale nazione, l'Italia era in ritiro a Corciano, andammo come Tele San Domenico a fare un servizio perché avevamo preparato un pacchetto di trasmissione di Natale, e quindi decidemmo di fare il Natale insieme ai campioni dell'82, e anche in quella sede emersero delle personalità, per esempio l'intervista con Berzot ti lascia, da lì capisci come ha fatto l'Italia a vincere il mondiale dell'82, basta sentire tre parole che dice Berzot, la sensibilità di Paolo Rossi per esempio, che mai è stato celebrato tanto, forse è stato vittima poi della sua notorietà, ma era un personaggio al pari di Vialli sotto l'aspetto della disponibilità, del tratto umano. E di quella squadra direi tutti: Cabrini, Tardelli, Scirea, cioè, altri eventi. Arezzo all'epoca era, dal punto di vista sportivo, era un mondo dove l'economia tirava a livello nazionale, c'era meno problemi, quindi per esempio gli arbitri organizzavano, c'erano già arbitri di Serie A nell'ambito aretino, c'era Nicchi, Bruni che arbitravano in Serie A, e Azeglio Lachini, che era un amico degli arbitri, organizzava sempre insieme all'allora presidenti Felici, Polcio, non ricordo chi erano dell'epoca, giunti all'inizio, delle feste degli arbitri, che erano poi invitando personaggi anche dello spettacolo, del calcio, ricordo Vicini, Valcareggi, dello spettacolo ricordo Giuliano Gemma per esempio, alcuni tenori con i quali aveva un rapporto particolare, quindi Arezzo viveva. Era bello perché transitavano delle persone che insomma, nel loro settore erano emerse a livello nazionale anche oltre, e quando uno emerge a livello nazionale anche oltre, insomma, un motivo c'è sempre dietro, per cui era stimolante e curioso andare a parlarci, a vedere, cioè, a cercare di conoscerle meglio rispetto a quello che ti erano state presentate fino a quel momento dai mezzi di informazione vari. Ricordo
un Sampdoria Juventus di Coppa Italia dove giocava sempre Vialli. Vialli che aveva giocato ad Arezzo anche in una Arezzo Cremonese, mi sembra che segnò proprio lui e che l'Arezzo perse, non vorrei dire una cosa inesatta, ma lì era proprio giovanissimo con la maglia della Cremonese. Poi in un Sampdoria Arezzo, perché all'epoca Arezzo era Serie B, le squadre, la Coppa Italia, quella che oggi la chiamo Coppa Italia Team, veniva fatto tra la Serie A e la Serie B. E quindi nel girone della Sampdoria fu sorteggiato l'Arezzo e in quell'occasione giocarono ad Arezzo Vialli, Mancini, Cerezo del Brasile, Dossena, Carboni era l'anno che era stato acquistato proprio dalla Sampdoria. E quindi poi militando in Serie B e avendo in quegli anni la fortuna, era l'Arezzo di Angelillo, di Terziani, di essere ai vertici della Serie B, di aver sfiorato quasi la Serie A. Per esempio c'erano delle partite, Ciotti è venuto alcune volte a fare le radiocronache da Arezzo, quindi era veramente, per chi, a chi piaceva questo tipo di contatti umani, era stimolante, insomma, era divertente. L'occasione è quindi importante, vedete, di ricordare una grande persona sia nello sport, come abbiamo detto, che nella vita di tutti i giorni, come Gianluca Vialli, ci permette anche di allargare un po' e di ricordare anche le storie di quei momenti, le testimonianze raccolte. E magari, perché no, potrebbe diventare, se recuperiamo i video di quell'epoca, potrebbe diventare quasi una trasmissione in cui vengono ripercorse alcune cose. E quindi Mauro, ecco, mi veniva in mente anche ricordando quello che dicevi prima, no? Anche il modo in cui si ponevano certi giocatori come lo stesso Vialli, come oggi forse il calcio, anche una piccola riflessione per chiudere questo nostro breve approfondimento, tra il calcio di oggi, forse anche fin troppo veramente spettacolarizzato e dove c'è un giro economico forse che sta diventando e che è diventato anche esagerato, e il calcio di una volta dove effettivamente anche certi valori forse andrebbero recuperati anche oggi. Sì, sicuramente. Io non credo che le persone siano cambiate, nel senso che io, esatto, penso che ci siano delle persone valide, esatto, anche oggi. Certo. Si sono create delle barriere tra la gente, chiamiamola comune, il tifoso normale, e queste persone che non hanno creato i personaggi, ma hanno creato una serie di strutture che all'epoca non esistevano, per fortuna, tipo non so, procuratori, le società che oggi sono strutturate, esatto, in un certo modo, con uffici stampa. Cioè, all'epoca andavi a vedere l'allenamento dell'Italia, ti mettevi a bordo campo con un microfono, usciva Paolo Rossi, gli faceva una domanda, nessuno ti diceva niente. Oggi credo, io faccio tutt'altro lavoro, non l'ho fatto, ma credo che non sia proprio così. No, non è più così. Penso che ci sia da fare un accredito, esatto, ci sia un ufficio stampa, ti chiedono che cosa, quali sono le domande che gli vuoi fare prima. Cioè, quindi è tutto questo. Cioè, le persone sono uguali, perché poi ho avuto, certo, la fortuna tutt'oggi di conoscere qualche altra persona che gioca, e potrei dire che ci sono sempre ragazzi semplicissimi allo stesso modo, che però hanno una distanza dalle altre persone che non l'hanno frapposta loro. In qualche caso l'hanno frapposta loro, ma questo, certo, c'è sempre stato. Come sempre, certo. Bene, allora Mauro, intanto ti ringrazio perché grazie a te abbiamo potuto fare anche questo bel ricordo di Gianluca Vialli. È stato anche un piacere, anche se purtroppo che è scaturito da un evento brutto. Direi che poi l'abbraccio tra Mancini e Vialli, e poi concludo, durante la vittoria europea resterà, penso, un frammento che farà la storia del calcio, perché è la fotografia, secondo me, della vita, perché c'è la gioia di aver vinto un europeo, il dolore di una malattia che entrambi sapevano quale sarebbe stata la conclusione, e, insomma, a me mi commuove anche ora a ricordarlo. E quindi con questo, ecco, naturalmente mandiamo anche il cordoglio, la vicinanza da parte di tutta la redazione di Tele San Domenico alla famiglia di Gianluca Vialli, e una preghiera, ecco. Grazie davvero a Mauro per essere stato con noi, e naturalmente ci ritroveremo per nuove puntate di Senza Freni, che ripartirà Senza Freni in TV a breve, e quindi, ecco, con tanti spunti, tante cose interessanti. Grazie a voi. Grazie Mauro, grazie ai telespettatori, a presto. We'll be right back.